Ciao Gianni, buonasera. Buonasera. Vediamo se si può parlare un po' di italiano. Italia? Italiano. Ah, italiano, bene. Come andi il tuo spagnolo? Innanzitutto vorrei salutare questo pubblico meraviglioso, è per la prima volta che io sono qui in Cile e vorrei salutare con un caloroso applauso fatto da me, pubblico qua presente in sala. Te está diciendo que quiere saludar al público que está aquí presente. En esta es la primera vez que ha visitado nuestro país. Volíamos saber qualcosa di te, el inicio, una piccola storia artistica di Gianni Bella. Yo he iniciado a escribir music por mi hermana, una cantante muy famosa en Italia. ¿Cómo se llama? Marcella. Marcella. Ho scritto canzoni per lei. Después ho scritto anche per me. Comenzó, dice, escribiendo canciones para su hermana, que es una gran cantante en Italia, que se llama Marcella, y luego se ha convertido él en el intérprete de sus propias canciones. Tutti gli italiani están guardando al mercado sudamericano, latinoamericano. ¿Por qué? Sí, pienso que es un momento muy favorable para la música italiana, sobre todo en los países latinos, porque penso che sia l'atmosfera simile a quella italiana come mentalità musicale, anche perché la melodia italiana ora è circondata da un ritmo un po' allegro. La tua è la musica attuale in Italia? Sì, penso di sì. Dice che la musica vera è la musica di oggi in Italia e che además mirano al mercato latinoamericano perché pensano che è tutto un ambiente molto similar in lo che la musica naturalmente si refiere. Chi è il più grande esito tu? Pienso que sea stato Que de amor ya no se muere. El título en español, en italiano, No se puede morir dentro. No se puede morir dentro. Nosotros hemos conocido aquí mucho una canción que se llama Stai. Stai, sí. Ecco, yo vorrei appunto dedicare questa canzone al pubblico cileno, porque está adesso ottenendo un buon esito qui in Cile e spero di ritornare ancora e di fare altri buoni esiti. Nosotros también. Te agradecemos esta canción y tu visita a nuestro país. Ojalá que te lleves un buen recuerdo de todos nosotros. Creo que sí. Ok. Gianni Bella en Lunes Gala. Está en mi bolsillo y aquí
está en mi cama, está donde yo estoy.